Prendiamo lo spunto dal lunedì della rete che si è svolto a Carzano a fine ottobre per parlare di un argomento molto affascinante, la dendrocronologia. Il nome deriva dalle parole greche dendron, cioè albero, e chronos, cioè tempo. E in Trentino questa scienza trova oggi e ha trovato nel passato due grandi studiosi che di questa disciplina ne hanno fatto una ragione di vita. Ma che cos'è la dendrocronologia? La dendrocronologia è la scienza che mette in relazione gli anelli di crescimento degli alberi agli anni di calendario. Quindi non si basa soltanto sul conteggio degli anelli, ma sulla misura e sulla collocazione del singolo anello in un preciso anno. Pur essendo la dendrocronologia una scienza piuttosto recente, è corretto affermare che già Leonardo da Vinci in un certo senso l'aveva già indagata? Leonardo da Vinci in effetti nel trattato sulla pittura, nel capitolo degli alberi e delle verdure, fa un chiaro riferimento al significato della formazione degli anelli, dicendo che da un lato riportano l'età della pianta e dall'altro che la loro maggiore o minore grandezza è indicativa delle condizioni ambientali che le piante hanno intorno, che è poi il segreto della dendrocronologia. Tra i pionieri della dendrocronologia italiana c'è anche un trentino, per la precisione un primierotto. Il professor Elio Corona. Lui è stato assolutamente un pioniere, è stato il primo in Italia a fare lavori scientifici e io ho avuto il piacere e l'onore di fare con lui sia la tesi di laurea che di dottorato e è stato, diciamo, per me il motivo di ispirazione. Quello che faccio è sicuramente legato a quello che, diciamo, se non altro alla curiosità che mi ha messo nella mente. Lo studio dell'accrescimento degli anelli degli alberi ci consente di conoscere molte cose, oltre a quella più banale che è l'età della pianta. L'unico, diciamo, riferimento che abbiamo per studiare il tempo, il passato, con una cadenza annuale. Da quando è nata la dendrocronologia si è subito ramificata in tantissime altre sottodiscipline, chiamiamole, quindi dalla dendroclimatologia, ovvero lo studio del clima del passato, la dendroecologia, lo studio delle varie specie, come si adattano ai vari fattori ambientali, lo studio dei ghiacciai, quindi la dendroglaciologia. Una delle attività che lei spesso è chiamato a svolgere è la datazione degli strumenti musicali. Sì, gli strumenti musicali sono praticamente l'oggetto ideale da studiare con la dendrocronologia, perché, allora, se prendiamo un violino, in un violino si può datare con la dendrocronologia soltanto la tavola armonica, che è la pancia dello strumento, che però viene sempre fatta con un tipo di legno, che è l'abete rosso di risonanza, e che proviene da delle zone piuttosto limitate. Il fatto di avere la specie nota, delle aree di riferimento pure note, e il fatto che il liutaio nella costruzione dello strumento utilizzi il legno senza difetti fa sì che gli anelli siano diciamo facilmente leggibili, misurabili, non solo, ma si riesce attraverso una, diciamo, anche questa sottodisciplina della dendrocronologia che si chiama dendroprovenienza, a individuare le zone di origine del legno. Riguardo a quest'ultimo aspetto a cui ha accennato, c'è qualcosa di interessante che riguarda la Basilica della Natività di Betlemme. Nella Basilica della Natività, abbiamo lavorato qualche anno fa, abbiamo scoperto poi che c'era una grossa parte che praticamente è dove si incrociano la navata e il transetto e dove c'è una struttura lignea bellissima che è in legno di larice. E questa cosa fu sorprendente perché il larice in Palestina non vegeta, è una specie alpina, quindi era lì per lì, sembrava impossibile aver trovato il larice. La datazione lo collocò nel 1412, che per fornire legname per ristrutturare la Basilica della Natività chiesero a Venezia
di intervenire. Questo voleva dire che il legname proviene sicuramente dalle Alpi orientali e non è escluso che provenga da zone del Trentino, probabilmente il Trentino orientale. Beh, pensare che qualche larice delle nostre montagne possa oggi essere all'interno della Basilica della Natività di Betlemme fa veramente un certo effetto. E questo oggi lo sappiamo grazie alla dendrocronologia.